È Oscar Aiello, il consigliere comunale di Forza Italia e il coordinatore cittadino del partito di Berlusconi a Caltanissetta. La conferma è arrivata nel corso del congresso comunale del partito, tenutosi in un noto hotel cittadino, a cui hanno partecipato non solo dirigenti provinciali, regionali e nazionali di Forza Italia, ma anche molti simpatizzanti provenienti da vari paesi della provincia. Grande entusiasmo inoltre per la presenza al congresso sia di Gianfranco Micichè, neo coordinatore del partito in Sicilia, sia del senatore Vincenzo Gibino, che dopo la nomina di Micichè andrà a svolgere degli incarichi a livello nazionale, che insieme hanno lanciato dal palco un appello agli elettori forzisti, ma più in generale ai moderati, a condividere ideali e programmi del partito affinché Forza Italia torni ad essere il vero punto di riferimento di tutto il centrodestra. Confermato infine Michele Mancuso come coordinatore provinciale, conferme anche per Giuseppe Virone e Donato Giaffreda che avranno il compito di coordinare Niscemi e Sommatino. Oggi è un giorno importante non solo per Forza Italia ma per l'intero centrodestra, in quanto oggi qui getteremo le fondamenta per poi di nuovo ricostruire Caltanissetta e poter mettere su una coalizione che sia poi alternativa all'attuale amministrazione centrosinistra. L'impressione è che qui a Caltanissetta il partito ci sia già, contrariamente in altre province, ma dovremmo crescere tanto, ci sarà un gran lavoro da fare, ma lo faremo, siamo entusiasti di farlo. Parliamo a livello regionale, lei è il nuovo coordinatore, come si muoverà il partito? Il partito si muoverà come si è mosso, nel senso che bisogna recuperare la gente, bisogna aumentare il consenso, bisogna lavorare molto. E oggi Caltanissetta e i suoi comuni della provincia hanno il coordinatore eletto dal suo popolo in maniera legittima. È ovvio, nell'agenda della politica di oggi la cosa più importante è quella di mandare a casa Crocetta. Micichè è stato il primo coordinatore regionale in Sicilia, ritorna Gianfranco, io lavorerò a fianco del cavaliere Berlusconi da mercoledì al tavolo della presidenza con i coordinatori regionali, di siciliani ce ne saranno due, io con un ruolo che poi sarà ufficializzato a breve e quello di Gianfranco, quindi due siciliani in Italia fanno più che bene.